Buongiorno a tutti, giorno di partenza, sono tipo le 6 del mattino, io ho una faccia orribile e niente, si parte, si va a fare colazione come le persone normali con una brioche e un cappuccino. Comunque ragazzi, questo è quello che bisognerebbe aspirare col proprio fisico, niente di più e niente di meno, a parer mio. Sono andato all'antico vinaio, come mi avete consigliato, e ho preso la schiacciata con la sbriciolona, tartufo, melanzane grigliate, non crema di melanzane, e pecorino, probabilmente. All'assaggio in diretta per voi. Gusto molto deciso, sbriciolona pepata. Devo dire buona, molto buona, quindi promosso pieni voti e vi ringrazio per i suggerimenti. Saranno tipo 40 gradi all'ombra. Però fa caldo, fa un sacco caldo, essere a Firenze in una domenica di pieno agosto è stancante, però ce l'abbiamo fatta, siamo andati in cima all'abbazia di qualcosa, non ho idea di cosa, però il panorama merita. Ora mi sa che cerco un bel gelato, perché sto morendo sia di disidratazione che di fame, ho la glicemia che mi... La sapete la teoria della glicemia? La teoria della glicemia segue la teoria dello sputo. Più sputi in alto, più ti torna velocemente addosso. La glicemia è la stessa identica cosa, quindi io ho fame di nuovo. Sono andato ai maledetti toscani, come mi avete detto voi, e ho preso questo con prosciutto crudo, pomodoro, insalata e salsa ai funghi. 3 euro ed è abbondante. Infatti una cosa che odio dello street food dalle mie parti è che un panino
costa 8-10 euro, cioè praticamente costa di più di una pizza in pizzeria, che infatti ha poco senso considerando la storia dello street food. Ho il glicogeno che si sta accumulando, va tutto bene, un sacco di ritenzione idrica, però è la vita.